caso qui e lui. Io vado qui, prima di sedervi una stretta di mano. Ok, per camera. Un pochino da centro, però. Grazie. Buongiorno a tutti, bentrovati, benvenuti alla conferenza di presentazione del calciatore Rui Patricio. Lascio la parola per l'introduzione al general manager dell'area sportiva, Tiago. Buongiorno a tutti, prima di tutto un piacere essere qui oggi e da mio arrivo mai ha avuto la possibilità di avere qui i giornalisti, abbiamo sempre fatto con videoconferenze e altre risorse, è un piacere, benvenuti. Siamo qui per introdurre Rui Patricio, credo che non ha molto da dire, tutte voi hanno conosciuto Rui Patricio e sua carriera. Dire che noi in la Roma siamo molto felici di portare qui un portiere come lui, sua carriera in Sporting, Wolverhampton e la squadra nazionale parla per se stesso. Io durante tanti anni ero tante volte arrabbiato con lui perché io sono da Benfica e lui ha giocato così bene in Sporting e fortunatamente oggi siamo nella stessa squadra. E aspetto che possiamo fare bene le cose. Oggi le domande sono per lui, io vi ringrazio un'altra volta per essere qui e Claudio può venire al mio posto, no? Ringraziamo il direttore e anche Claudio. Iniziamo da Sky Sport, Angelo Mangiante. Intanto benvenuto a Roma. Grazie. La tua storia, la tua carriera la conosciamo bene, insomma, anche da campione d'Europa e miglior portiere dell'Europeo vinto in Francia. Proprio perché sei un portiere vincente, ti chiedo cosa ti ha spinto a venire a Roma. Pensi che questo sia un progetto vincente? Pensi che con Mourinho questa società tornerà a vincere dei titoli? Ecco, ci racconti le tue motivazioni a venire qui. Sim, é lógico que fiquei já muito orgulhoso pelo convite da Roma, porque toda a gente sabe a grandeza que é Roma, pelo que luta, pelos títulos que luta e trabalha para os tentar alcançar. E sem dúvida que para mim é um grande orgulho poder representar a Roma, um grande clube, e sem dúvida que venho aqui para dar o meu melhor, para ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos. Sì, assolutamente, sono molto orgoglioso dell'invito che ho ricevuto dalla Roma, dall'interesse che ha mostrato nei miei confronti, perché tutti conoscono la dimensione e la grandezza di questo club e per quali cose e quali titoli lotta sempre. Quindi ecco, indubbiamente è un grande orgoglio poter rappresentare questa squadra. Per il resto sono venuto qui a dare del mio meglio, a dare il mio contributo per raggiungere questi obiettivi. Maida, il Corriere dello Sport. Buongiorno e benvenuto. A Roma in questi ultimi anni c'è stato un problema con il portiere, è un problema determinato da tante ragioni che ovviamente non ti chiedo. Mi interessa sapere da te, quando un giocatore arriva in un club che eredita una serie di problemi nel tuo ruolo, c'è una motivazione in più, c'è un po' di preoccupazione, il senso di responsabilità? Ti hanno parlato di questo problema che c'è stato negli ultimi anni dopo la partenza di Alisson alla Roma? E poi, se posso, solo brevemente chiederti quando pensi di essere pronto per debuttare nella Roma. Grazie. Quando é que eu vou estar preparado? Sim, para jogar o primeiro jogo.
Io prima di tutto per me, se tu sei una persona... Sì, motivação extra, não é uma preocupação. Nem é uma motivação extra, nem é uma preocupação, porque cada jogador, seja guarda-redes, seja jogador de campo, quando vem para cá tenta dar sempre o seu melhor, mas nunca se sabe como é que vai acontecer, como é que vai correr, porque há coisas que nem sempre correm como queremos. E eu venho aqui para, como fui quando saí do Sporting para o Wolverhampton e como saí do Wolverhampton para vir para aqui, vou dar o meu melhor, vou trabalhar todos os dias para evoluir, para melhorar e para fazer o melhor pela equipa. E sem dúvida é o mais importante. E depois, em relação à segunda disputa? Sim. Quando é que vais estar preparado fisicamente? Em relação a estar preparado, lógico que estou no quinto dia de treino com a equipa, estou a tentar-me adaptar o mais rapidamente possível às ideias da equipa, mas é lógico que sinto-me bem, sinto-me muito motivado para me estrear pela equipa. Ma la prima domanda mi chiedevi se è una motivazione extra, una pressione extra. Io direi che non è né una cosa né l'altra, perché tutti i calciatori, non soltanto i portieri, i calciatori in generale, quando vanno in una nuova piazza sono lì per fare del loro meglio e per cercare di raggiungere, di mantenere, ecco, le aspettative che ci sono. Io sono arrivato qui esattamente come sono arrivato al Wolverhampton, e cioè molto motivato, desideroso di lavorare e di crescere ogni giorno. Per quanto riguarda la seconda domanda, è soltanto qualche giorno che mi alleno con la squadra, e mi sto già adattando a quelle che sono le idee della squadra, mi sto integrando, sto capendo bene le metodologie di lavoro, ma è evidente che mi sento bene fisicamente, sono motivato e ho voglia di dimostrare di poter aiutare questa squadra. Il romanista Franquelli. Ciao, benvenuto. Negli ultimi anni si è parlato tanto della costruzione del gioco dal basso. Pensi che sia un qualcosa che rientra nelle tue caratteristiche e se magari Mourinho ti ha già accennato qualche richiesta sul tema? Okay. Anos joga-se muito desde atrás com os pés, se é uma característica que você tem, e se já falaste com o Mourinho sobre este aspecto? Sobre trabalhar com os pés? De construir o jogo desde atrás. Sim, acho que é importante o guarda-redes trabalhar não só os pés, mas trabalhar tudo. O mais importante é perceber também a ideia do Mister. E sem dúvida que ele vai passar as ideias deles, não só para o guarda-redes, mas depois também para a equipa, para quanto mais rápido nos entrosarmos, mais fácil é. E é isso, ou seja, o guarda-redes tem de trabalhar tudo um pouco, seja os pés, seja as mãos, seja posicionamentos, porque quanto mais perfeito formos em todos os aspectos, melhor. E por isso o mais importante é trabalharmos todos os dias, para evoluir e para melhorar todos os aspectos que temos a melhorar. Ma, per un portiere è importante lavorare su ogni aspetto, quindi il gioco con i piedi, ma non soltanto quello. Poi è chiaro, è evidente, è importante recepire quelle che sono le idee dell'allenatore, del mister, questo vale per i portieri ma vale per tutti i calciatori. Da questo punto di vista prima si recepiscono queste indicazioni e meglio è per il collettivo. Quindi ecco, un portiere deve lavorare sì, sia l'aspetto dei piedi, il gioco con le mani, il posizionamento, per questo motivo è importante lavorarci ogni giorno. Zotti, del Tempo. Buonasera Rui, quanto è contata la figura di José Mourinho nella trattativa per convincerti a venire qui alla Roma, se magari ti ha chiamato, vi siete sentiti durante la trattativa? E poi volevo chiederti, qui in Italia ci sono stati diversi portieri stranieri che hanno avuto molte difficoltà ad ambientarsi e ad adattarsi a questo campionato, che differenze ci sono rispetto alle altre leghe in cui hai giocato tu? Se falaste com ele durante a minha negociação,
e a seconda pergunta é que muitos guarda-redes estrangeiros tiveram problemas no campeonato italiano. Quais são as diferenças com os campeonatos nos quais se jogou? A importância do Mourinho, como é que contou? É lógico que fiquei para já muito lisonjeado em vir para a Roma, pelo clube que é também, e sabendo que era o treinador também que queria, e sem dúvida que para mim é um grande orgulho poder vir para este grande clube e poder dar o meu melhor para ajudar o clube, ou seja, é isso que eu quero fazer e que eu vou dar o meu máximo para estar ao meu mais alto nível, para ajudar o clube, e sem dúvida que é um grande orgulho poder estar aqui. Agora estou... E os guarda-redes estrangeiros que têm muitos problemas, aqui. As diferenças entre a Série A... Isso em relação aos guarda-redes, é como já disse, respondi anteriormente, seja os guarda-redes, seja os jogadores, quando vêm para cá, para Roma, para outro clube qualquer em Itália, vem sempre dar o seu máximo, ou seja, depois a adaptação e a forma também como se preparam para a adaptação e se preparam para os jogos em Itália. E sem dúvida que muitas vezes não corre como se quer, não é? Como se trabalha para que as coisas tentem correr bem. Mas o que eu venho e o que eu posso falar é que vou dar o meu máximo, vou-me tentar adaptar o mais rapidamente possível à equipa e vou tentar adaptar mais rapidamente também ao futebol italiano, porque só assim é que podemos conquistar coisas todos juntos, porque vamos trabalhar todos juntos para evoluir e para estarmos já no mais alto performance, que isso é o mais importante. Ma l'importanza di Mourinho, è evidente che quando ho accettato di venire alla Roma ho accettato per l'importanza, per la dimensione di questo club che tutti conoscono, ma anche perché sapevo chi era l'allenatore che volevo, e per me è un grande orgoglio, ecco, come ho già detto prima, rappresentare e difendere questo club e avere questo allenatore. Per quanto riguarda la seconda domanda, come ho già risposto precedentemente, questo vale sia per i calciatori che per i portieri in generale. Tutti, quando vanno in una nuova piazza, vogliono fare del proprio meglio, vogliono adattarsi il prima possibile, si preparano alle partite per offrire le prestazioni migliori possibili, poi a volte ci riescono, altre volte no. Da parte mia posso promettere il massimo impegno, cercherò di ambientarmi il prima possibile alla squadra, al calcio italiano, perché è soltanto così, tutti insieme, che possiamo aspirare a vincere e a raggiungere quelli che sono gli obiettivi collettivi. Paesano, Roma Radio. Buongiorno e benvenuto. Ti volevo chiedere, scusami, come stanno andando i primi giorni in gruppo, in allenamento qui a Trigoria, e come sta andando anche con la squadra, ecco. Correram muito bem, foi muito bem recebido aqui por toda a gente, e sem dúvida que sinto-me muito, muito motivado para continuar a treinar e para continuar a evoluir e a adaptar-me à equipa o mais rapidamente possível. I primi giorni sono andati benissimo, sono stato accolto in maniera calorosa davvero da tutti e mi sento molto motivato per continuare a lavorare, ad allenarmi e, come dicevo, ad adattarmi il prima possibile alla squadra. Facciamo l'ultima, da Alessandro, voce giallorossa. Ciao Rui, eccomi qua. Senti, prima hai detto che è importante recepire il prima possibile le indicazioni che ti dà Mourinho, quindi ti volevo chiedere quali sono le prime indicazioni che ti stanno dando in questi giorni sia Mourinho che Nuno Santos, e soprattutto quanto è importante per te l'aspetto comunicativo tra il portiere e la linea difensiva? Quais são as primeiras ideias que passou para vocês o treinador dos guarda-redes do Santos e também o Mourinho? E a
ha importanza da comunicazione, un riguardo alla luce e all'illuminamento. Sì, le idee del trenatore, quali sono le idee che passano per l'equipo, il trenatore e anche Nuno Santos. Em relação às ideias, eu como também só estou aqui há 5 dias e houve jogo na quarta-feira, ainda não falámos muito, ou seja, ainda não tive a oportunidade de perceber exatamente quais são as ideias de bola de saída e isso tudo. Mas sem dúvida que agora com o tempo vamos trabalhar e vou perceber ainda melhor tudo isso, como é a bola de saída, como, quais são as ideias, não só disso, mas globalmente. E depois a segunda, desculpa. A importância da comunicação do da rede com os... Sim, e sem dúvida que a comunicação com a linha defensiva é muito importante e neste momento já estou a aprender e quero aprender principalmente as palavras que são importantes com a linha defensiva e é isso, e a trabalhar também com eles, entrosar-me com eles para perceber o que é que eles podem fazer no jogo, o que é que eu posso... Também posso vos ajudar a nível de comunicação e assim sucessivamente, e assim melhorando a comunicação entre todos. Sì, per quanto riguarda le idee dell'allenatore, come dicevo, sono qui soltanto da 5 giorni, non ho ancora avuto modo di parlare molto, di capire come per esempio funzionerà l'uscita di palla, la costruzione dal basso, ma sicuramente con il tempo ci lavoreremo su questo e capirò tutto meglio, ma non soltanto queste situazioni specifiche tattiche, ma tutto in generale. Per quanto riguarda invece il discorso della comunicazione, non c'è alcun dubbio che è molto importante una buona comunicazione fra il portiere e gli altri difensori, in questo senso sto già imparando rapidamente quelle che sono le parole chiave per dare istruzioni alla difesa, per trovare il prima possibile questa intesa e anche capire come io posso aiutare i difensori a fare del loro meglio. Grazie a tutti e benvenuto a Rui. Grazie. Grazie. Sì.